Buongiorno, buongiorno, un tazzo. Bello schiso, si parte a tutto gas. Che è martedì di no, vabbè, dai, no. Sta piena di figa, oh. Pieno. Come bisogna fare qua? Anche questa mattina andiamo a scegliere 315. Ah, anche questo è uno schiso. Vi lascio la mail. Guardate come dorme il pargolo. Guardate, sogna una bella sorca. Guarda, col pelo, eccolo, no? Senza pelo, col pelo. Buona giornata a tutti i coccodrilli, perché buon lavoro è troppo settoriale, troppo mirato. Invece buona giornata è un po' più generale, almeno, no? Può succedere tutto in una giornata, deve essere tutto buono, deve essere tutto buono. Buona giornata. Meglio, buona giornata. Invece buon lavoro. Mamma mia, pare che uno te lo dice per dispetto. Buon lavoro, no? Buona giornata. Vedi la differenza? Buon lavoro, buona giornata. È qua che cambia. Ti fanno buon lavoro, porca me. Mi spavento, invece buona giornata. Ah, bello, mi metto anche la maschera. Buona giornata, che bello. Buon lavoro. Ti spaventi, invece buona giornata, no? Sono qua ancora per andare a casa un pochino. Comunque stavo leggendo dei messaggi in questi giorni dove mi scrivete, ti vedrei bene al Grande Fratello, ti vedrei bene sul reality, all'isola, o non lo so, la fattoria, no, che la fanno più bellissima la fattoria, tra l'altro. Che c'entra, raga? A me piacerebbe, rispondo un po' a tutti, a me piacerebbe sicuramente, anche perché chi è in questo mondo, con Instagram e tutto quanto, sarebbe bello anche per far conoscere ancora di più la mia storia, la storia di questo rapporto fantastico che ho con la mia famiglia, con il mio nonno, così, questo rapporto speciale. Ma soprattutto pensate se entra il nonno Faustino, entro da qualche parte, adesso tanto quasi impossibile, ma pensate nonno Faustino e nonna Maria che mi stanno a guardare. Io solo al pensiero che mi guardano loro, cioè, darebbe una carica, un'energia, mi farei delle risate pazzesche e sicuramente mi emozionerei anche perché anche tipo la Veronica che l'ha fatto e lì le emozioni sono vere, per esempio. Pensare che ho tutta la famiglia fuori. Vabbè, comunque ecco, era un pur parler, dato che devo aspettare un pochino, mi è venuto in mente parlarne, ecco. Su una storia così rispondevo un po' a tutti perché comunque li vedo spesso sti messaggi, quindi ecco. E niente, continuo ad aspettare. In più volevo ringraziare tutte le persone che mi mandano splendidi messaggi e purtroppo non riesco a rispondere, quindi con questa storia vi mando un abbraccio virtuale fortissimo, ma veramente raga, veramente non so come cazzo ve lo posso dimostrare. Che io voglio bene, suonando il clacson per 15 secondi, 10 secondi davanti a tutti, mi stanno a guardare tutti, ma io vi voglio bene, me ne frega un cazzo, vai, 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 me ne frega finché finisce la strada, vi voglio bene, questa è la mia dimostrazione, ne volevo bene. Scusi, penso che non l'abbiano presa bene, mi guardavano tutti, però, oh, se uno vuole bene da quasi 400.000 persone, come deve fare? Solo col clacson. 100 euro pensione di 1500 euro. Quindi, ma che dietro con la vecchia conta cazzo di questa? Ma t'ho chiamato! Ma che hai chiamato? Che hai chiamato? Tu spaurla gente! Ma t'ho sparato! Ardillo! Sciacca di coglione! Vattene! Fammi venire a dormire! Arpaggio! Vattene! Che cazzo mi con te! Ma va a figa, tonto! No! Via le tattua! Che facevi? Non ci arrivavo, tiravo un cappello! Davvero? Sì! Vattene! Eppure non avendo mia figlia ma ancora che se vuoi incaggiarmi io dovevo che calze di io dovevo che cioccolatini ah aia
Ma mi fai male! Mi fai male! Ah, la mano! Aia! Ma da certi calci incredibile, il samurai! Una sta luce o no? Metti la porca bella! No! Ti chiappo, te puoi un culo cucino! Vattene che si tacca! No. Non un calcio sentire! Ma via! Oh! Volevo che c'entrava questo Federico finale. Arrivo! Si è arrabbiato il nonno! Ho capito! Ma io volevo volevo provare la luce! Stronzo! Stronzo! Sta buono! Ma perché? Guarda come ride! Guarda come ride! No! No, la maiala della mano! No! Sta buono, sta! Guarda come ride il coccodrillo! Testa di cazzo! Mi vanno a dormire? Vuoi dormire? Beh, è ora! Dormi una minaccia proprio, anche peggio de mo scappo o me ne vo. Va a dormire proprio e diventa, se va a dormire io dopo non so come fa. Le minacce belle. Io sono un nuovo Pokémon. Oh, che era di? Io sono un uomo poco. Un nuovo Pokémon. Io non so di. Provici un attimo, non la faccio in su. Va bene. Io sono un uomo Pokémon. Quasi, un nuovo Pokémon. Vabbè. Com'era di? Pokémon. Io sono un nuovo Pokémon. Oh. Io sono un uomo Pokémon. No. Io sono... Oh, porca! Oh, te sciacchi di coglioni! Mi fai sto piacere! Ma io non so parlare manco italiano! Ma vuoi far parlare l'americano? Ne è venuto il controllo delle malattie allo scopo di dormire. No, scherzo, è venuto, è bellissimo, è il video più bello che abbiamo mai fatto nella nostra vita, perché tu sei un nuovo Pokémon, dillo. Sì, sono uomo poco. È un uomo Pokémon. Una volta a me c'ero molto. E adesso sei? Poco. Perché? Perché c'ha il Perché dimmi? Te sciacque di coglioni. Dai un bacetto, Oh, ci vediamo domani, guarda come ride. Sì, ci vediamo domani, basta che... Domani mattina ti vengo a svegliare, come lo svegliamo nonno Faustino? Ditemelo voi. Un bacio anche a Maria Donna, un bacio anche nonna Maria, eccola nonna Maria, tanto il Papa si dimette. Maria! Si dimette il Papa! Maria! Si dimette, raga, è ufficiale. L'hanno rapito. Rispondendo qua alle mail per rifare la cucina ai nonni, eccoci qua. Quindi, se c'è qualcun altro interessato, vi rilascio la nostra mail e poi vi risponderemo. Buonanotte a tutti, coccodrilli. A domani. Ora un po' delle vostre storie che mi fa sempre super piacere ripostare. Quindi, 3, 2, 1, tocca a voi.